Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13.20. Avete già riconosciuto sicuramente l'ospite che starà con noi adesso per un quarto d'ora, è Andrea Binetti che è tornato dal... Tra l'altro Andrea, c'è una piccola... aiutami per il... come si chiama? Per il sottopancia, nel senso che noi ci... sbrighiamo con Andrea Binetti tenore, però in realtà ormai sei anche Bubez, quello che fa. Infatti l'ho suggerito prima, mettete un Bubez, che vuol dire tutto, perché ormai si fa regista, canto, ballo, recito, faccio le pulizie, metto a posto, tutto faccio. Comunque però tenore rimane... Ma cantante, dai, artista, pazzarello. Artista è sicuramente la cosa migliore, volevo anche appunto sottolineare che tu sei anche, ma per certi aspetti anche divulgatore, se vogliamo. Sì, perché porto avanti questa nostra prerogativa, che è sempre la piccola lirica, che è un patrimonio della città e non solo, insomma fa parte della nostra storia, quindi è giusto che questo importante patrimonio che lega Trieste a tutto un mondo non venga dimenticato. E tra l'altro io mi occupo anche di adattamento, di scrittura di testi, insomma c'è un grande lavoro che va al di là del palcoscenico. E tra l'altro se non mi sbaglio, in quest'ottica c'è anche il primo di una serie di appuntamenti che oggi presentiamo, che si tiene addirittura a Natale. Sì. In realtà si tiene domenica questa. Ah, non il 25. No, ho sbagliato io, scusami. Sì. Domenica alle 17.30 sarò anzi. Dopodomani? Dopodomani, okay. Ingresso libero alla sala Beethoven, che è questa bellissima sala appunto in via del Coroneo, insomma in questa bella struttura appunto di questo palazzo storico. Faccio le operette spiegate al popolo. Ingresso che è una libero. Vecchia... No, perché in realtà esiste il famoso libro del Dolcetti, no? Sulle opere spiegate al popolo, sì. E io ho avuto quest'idea di cominciare a lavorare sul discorso della piccola lirica. Infatti vorrei che poi, se la cosa va bene, che si sviluppi proprio in un libro, insomma ho tutta un'idea per la testa, ma questa sarà una sorpresa se tutto va bene per la prossima estate. Ma intanto c'è un'anteprima appunto, ingresso libero su prenotazione, sarò con Ilaria Zanetti, insomma, la mia partner ormai fissa, e Antonella Costantina al pianoforte. Affronteremo tre operette in Triestine, rigorosamente in Triestine, in chiave comica, la principale Cipessa della Ciarda, il Cavallino Bianco e il Paese dei Campanelli, di cui fra l'altro quest'anno, cioè nel 2023, ricorre il centenario dal debutto. Okay. Quindi sarà un anniversario importante, infatti saremo invasi dai campanelli di tutti i tipi. Suonerà tanto, sì. Questo Andrea ricordiamo appunto domenica dopodomani alle 17.30, dove si possono eventualmente prenotare i posti? E telefonando proprio alla sala Beethoven, si trova tranquillamente tutto. Sì. Allora, poi ci sono invece, tra l'altro hai visto il Boris Godunov? No, perché ero impegnato in un altro lavoro, stavo cantando anch'io. Tu l'hai visto? No. Io sai. Ecco, ne ho sentito parlare molto bene. Beh, insomma, la Scala è sinonimo di prestigio, di garanzia nel mondo, insomma. È uno dei bei biglietti da visita che ci rende orgogliosi, no? Di essere italiani e legati alla cultura. Ben venga. Allora, due sono gli appuntamenti ormai tipici del fine anno in città. Sì. Il primo, andiamo cronologicamente, il primo è il gala dell'operetta che si tiene il 27 di dicembre al Politeama Rossetti, inizio ore 20:30, con un presentatore d'eccezione, chissà chi, non si sa perché il nome è scritto in quest'anno hai visto il nome prima addirittura, the name before the title, certo, addirittura. Sono anni e anni che lo presentano, credo sia 7-8 anni, bene, ogni anno dico no, basta, è l'ultimo, invece poi mi diverto moltissimo. Quest'anno poi è un anno importante che festeggiamo all'interno del galà, verso la fine di questo galà, che ovviamente è in due parti, la prima parte è dedicata all'operetta, la seconda al musical, ma festeggiamo oltre al premio Massimini i 30 anni, che quindi è un numero importantissimo, dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Quindi un lavoro enorme, un patrimonio enorme, perché posso dirlo, l'associazione è un patrimonio, perché promuove e produce questa cultura della piccola lirica e non solo. Ringrazio veramente tutti coloro che ne hanno fatto parte, perché insomma la lista degli artisti, dei premiati è enorme. Una su tutte, ringrazio veramente, ovviamente la nostra Presidente Pallini, ma quel motore senza il quale l'associazione non esisterebbe,
che è una persona a cui sono molto legato e che è Rossana Poletti, veramente, che è proprio una macchina e che credo, penso, sì, sarà anche il nostro ospite, diciamo, sottodata. Sono molto contento. Del concerto qui ancora è un'anteprima, contento. Ricordatevi che è il 27, sì, di dicembre, tra l'altro corre anche l'obbligo di ricordare la figura di Danilo Soli, che è colui il quale ha fondato questa vita, certo, appunto. Certo. E se non mi sbaglio, correggimi Andrea, la nascita dell'Associazione Internazionale dell'Operetta era proprio per, come dire, cementare ulteriormente, sì, il legame della, di Trieste con il festival. Con il festival in un momento in cui, insomma, in uno dei tanti momenti, diciamo, di difficoltà ovviamente economica legati sempre appunto al festival. E addirittura ci fu un anno dove proprio l'intervento in tutti i sensi anche economico dell'Associazione dell'Operetta salvò o integrò appunto il Festival dell'Operetta, quindi veramente un'associazione molto importante e che ha proprio una missione nella sua esistenza, nella sua natura, che è proprio quella di promuovere il mondo della piccola lirica, ma soprattutto di scoprire e sostenere anche figure nuove, giovani nuovi. Infatti quest'anno proprio nell'ambito, sì, del galà ci sarà questo tenore praticamente della, qui istriano praticamente, di cui adesso vi dico il nome, ecco, Christian Marusic, praticamente un tenore straordinario che è stato uno degli orgogli tra l'altro del nostro conservatorio del Tartini, ha rappresentato anche a Dubai l'Italia, proprio il grande concerto dei conservatori italiani, una voce magnifica di questo tenore proprio fresco, la tipica voce del bel canto all'italiana, e noi avremo il privilegio di averlo ospite proprio nel galà. E tra l'altro il galà dell'Operetta e del musical, la formula è quella delle due parti. Certo, poi un sacco di ospiti di nomi, sì, no? Poi secondo me è anche curioso, perché adesso non so poi il maestro Romolo Gessi come strutturerà il repertorio proposto, però insomma c'è anche un brano di Cole Porter, e Cole Porter è forse uno di quegli autori che fa quasi da trade union, sì, dall'operetta, sono quantomeno la tradizione dell'operetta americana, bravo. E dopo, sì, porta al musical. Ma sì, perché se vogliamo i primi musical arrivavano proprio, erano, sì, la derivazione dell'operetta, sì, c'era ancora il bel canto, è proprio un disegno, anche una struttura classica, sì, legatissima all'operetta. Non faremo per la gioia di Umberto. No, non c'è, questo che non ci sia Over the Rainbow, perché francamente non ne posso più. Ecco, sono d'accordo. Però insomma, vabbè, quando anche ci fosse. Comunque tanti ospiti, Stefania Secondi, Marzia Postonia, Selma Pasternak, che è stata la grande interprete della Chard, Ilaria Zanetti, ah, già, ricordiamo sì, anche quest'estate il grande successo, grande, di quegli appuntamenti con l'operetta. Adesso io, insomma, penso che si possa anche dire, credo che starete già lavorando assolutamente alla, sì, estate, anzi vi dirò la verità, abbiamo già programmato i prossimi 3 anni, perché sai che si fanno questi, certo, progetti triennali, per cui sarete invasi dalla piccola lirica, ma insomma il pubblico ci vuol bene e ci segue, devo, allora, dire. Questo è il giorno 27 dicembre, poi più o meno verrebbe da dire quasi lo stesso, insomma buona parte dello stesso cast, sì, si sposta alla sala Luttazzi la notte per l'ultimo di Capodanno, per questo applausi al 2023, che è solito il nostro appuntamento appunto di fine anno, promosso dal Lions Sea Host, che è uno dei club assolutamente più vecchi e più prestigiosi, insomma, in termini appunto di nascita di questo sodalizio lionistico. Con me avremo appunto ancora Marzia Postonia, Stefania Secolin, la Marsi, Giulia Sgherla, poi le ballerine guidate da Elisabetta Romanelli, ci saranno anche musicisti dal vivo. Insomma, sarà una serata travolgente, ne combineremo di tutti i colori, ovviamente con l'aiuto del pubblico, appunto alla sala Luttazzi al magazzino 26, no? E insomma, speriamo veramente che finisca quest'anno, che è stato, diciamo, bello ma un po' pesante, e speriamo tutti che questo 2023 sia foriero perlomeno di un po' di leggerezza, ma nel senso bello della, senti, cosa. Come strutturate, se ormai immagino che sì, il repertorio anche del concerto dell'ultimo dell'anno sia strutturato, insomma, perché però laddove appunto quello del galà dell'operetta, del musical diviso, è ben diviso, sì, eccetera, qui come vi, sì, come vi intervallerete anche probabilmente? Ma allora, l'idea di questo applauso del 2023 è Mishmash.
È chiaro, no? Missiotto, come missiotto, diciamo noi missiotto, qua. Vi ricordo l'appuntamento della domenica con il missiotto, con il nostro missiotto. Ecco, il nostro missiotto. Beh, io ho voluto praticamente coinvolgere e intercalare tutti i vari generi, insomma. Quindi dall'opera all'operetta, al musical, alle canzoni triestine, perché poi ci sarà anche un gioco nella seconda parte che faremo col pubblico. Ah. Sì, voglio fare una sorta di musichiera in triestina. Ah. Sì, infatti dico al pubblico che venga, mettetevi i tacchi alti, ma portate le scarpe da ginnastica. E dove li fai correre? Li farò correre, troverò il modo, magari in platea, ma troverò il modo. Dovranno correre, quindi infatti saranno belli leggeri, non mangiate tanto ovviamente. Poi voglio fare una grande parte dedicata alle grandi canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Mm-hmm. Quindi vorrei mettere in luce... E quanto dura? Dura 4 ore questo spettacolo quasi. Sì, è come un Teleton. Sì. Si inizia alle 21:30 appunto e si finisce attorno alle 1:30-2 di notte, per cui è un bel momento impegno. Del brindisi, c'è il panettone, ci sarà una bicchierata, poi saremo noi che canteremo tutti assieme, canteremo probabilmente il Libiamo da Traviata, perché piace tanto a chi promuove queste cose, e quindi saremo traviati da questa musica e dal panettone. Poi anche Cincini è un altro assolutamente. Insomma ragazzi, il mood qual è? Allegria e divertimento, perché veramente tutti credo che quanto mai abbiamo bisogno di sorridere, perché poi ridere fa bene, no? Dicono che allunghi la vita, appunto. E allora noi ridiamo sempre. Io dovrei essere più o meno immortale, per dire. Ma io te lo auguro, perché no? Scusa. No, tra l'altro invece, ecco, ci sono nella storia, soprattutto della musica leggera, della musica insomma pop, diciamo, però insomma, fondamentalmente anche nel campo della musica lirica, eccetera, insomma, ci sono dei brani che hanno la caratteristica di essere, diciamo così, utilizzati nei giorni di festa per tutta una serie. Libiamo, per esempio, c'è tutto il repertorio americano, ovviamente, ecco, no? Sì. Ma ogni tanto salta fuori qualche brano nuovo che voi qualche brano che viene inserito magari per la prima volta. Quello che succede ogni tanto invece è che un brano noto non venga riconosciuto perché magari viene mal cantato. Ah, questa è una cattiveria, non indifferente. È una realtà. A volte sento intonazioni precarie. Io intendevo, allora, riformulo la domanda perché forse mi sono... Ma la tua domanda è chiara, che non posso andare oltre quello che volevo dire. Quindi fai apposta. La mia idea era proprio come si rinnova, che è un po' un controsenso, come si rinnova la tradizione di questi brani. Non si rinnova la tradizione perché la tradizione rimane tradizione. Mm. Si rinnova forse nello spirito e nel modo di eseguirla, no? Perché anche i grandi classici, sia della tradizione del Natale, ad esempio, basta arrangiarli o cantarli con uno stile diverso, che tu canti sempre White Christmas, ma con un ritmo diverso, per dire, no? Quindi in quello sta il rinnovo. Ma io credo che sia giusto proprio portare avanti certe musiche che fanno parte veramente dei ricordi, della tradizione e anche di questo senso di famiglia, di festa e di gioia che dovrebbero essere le feste, insomma. Mettete Little Drummer Boy. No, se vuoi lo metto, però. Detto questo, okay, è bellissimo. Questa è un'idea, hai ragione. È un brano molto bello, è poco noto, per dire il vero. In italiano ha una traduzione agghiacciante, il tamburino suona per me che è veramente meglio lasciarla perdere. No, infatti in lingua originale è un'altra cosa, sinceramente. È come tante cose tradotte, devo dire. Le traduzioni sono sempre molto rischiose. Bisogna fare parecchia attenzione. Senti, abbiamo ancora un po' di tempo, sì. Che bello. Parliamo un po' anche, abbiamo accennato appunto ai nomi degli artisti che si esibiranno, alcuni si esibiranno sia... appunto dicevamo nel Galà, anche 27, nel concerto dell'ultimo dell'anno, perché giova ribadire anche questo che la città ha a disposizione, diciamo, un numero notevole ed importante di artisti che possono essere spesi, detto in termini orribile, ma che possono essere utilizzati proprio per questo tipo di cose. Trieste ha un gran numero di artisti, è una grande città nel senso che ha tradizione, cultura e appunto, come tu dici bene, artisti. Diciamo che non spesso la storia triestina ha aiutato gli artisti di Trieste. Beh, questo è, si ripete... Non in tutte le città, perché basta appunto aprire il mezzo televisivo e si vede che insomma... No? Geograficamente c'è una collocazione che va sempre dal centro-sud, no? È come se noi non fossimo capaci di fare niente, evidentemente siamo un po', ecco, dovremmo essere un po' più forti. Sai cos'è? Che è quello che io vedo. Noi abbiamo perso
ed era la grande forza di Trieste, un senso forte di appartenenza. E quando tu senti che appartieni a un qualche cosa e ci credi veramente con l'anima, col corpo, con la mente, con il cuore, tutto il resto viene di conseguenza. Sì, invece questa cosa si è un po' diluita, no? Ci siamo tutti omologati a questo essere internazionali, ma sbagliando in fondo, sì, perché a me piace l'essere internazionale, ma non bisogna, secondo me, essere internazionale e perdere di vista quelle che sono le tue origini, la tua cultura, la tua storia, anzi diventa un rafforzativo di quello, no? Poi poi specialmente a Trieste si è tanto più internazionali quanto più si è radicati nella città, altrimenti non si è niente. E la modernità, secondo me, soprattutto del nostro mondo, del mondo dello spettacolo, tanto che cosa ti vuoi inventare ormai? Quello è proprio nel recupero, in termini di qualità, di quello che invece è il passato e la tradizione. Abbiamo tempo adesso invece, Andrea, soltanto per ricordare appunto il 27 sì. di dicembre al Politeama Rossetti il galà dell'operetta e del musical. I biglietti ovviamente al Ticket Point, che importa, okay. o alle biglietterie del Teatro Rossetti, o appunto semmai la notte stessa di Capodanno presso la Sala Utazzi. Perfetto, hai detto tutto quanto. Grazie ad Andrea Binetti, grazie, buon lavoro. Auguri, veramente auguri Trieste. Penso che ci vedremo veramente anche, sempre grazie. Penso che ci vedremo anche prima delle feste ancora un grazie paio a Tele 4 anche. Siamo qua, pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele 4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Nei giorni scorsi il Presidente della Regione ha accennato alle poste in programma nella finanziaria che guarderà con molta attenzione alla sanità. Sentiamo un breve accenno da parte del Presidente Fedriga a questa sezione, diciamo così, della finanziaria regionale. Ci ha permesso di intervenire, penso in particolar modo sulla sanità, dove abbiamo messo molte risorse in più rispetto agli anni pregressi, pensiamo sia strategico lì risposta alla salute. Voglio sottolineare che proprio nell'incontro che ho fatto con i presidenti di regione in questi due giorni al Festival delle Regioni è emerso la necessità di aprire un tavolo nazionale, perché esistono dei problemi strutturali nel mondo sanitario a livello nazionale. Tutte le regioni, tutte le province autonome vivono una situazione di emergenza per quanto riguarda il personale, la disponibilità di personale, il sovraffollamento dei pronto soccorsi per codici bianchi e necessità di rivedere tutta anche la medicina del territorio per integrarla al meglio e non ospedalizzare chi non ha necessità di essere ospedalizzato. Così il Presidente Fedriga. Vi do anche già l'appuntamento di Ring questa sera alle ore 21. I temi della puntata saranno Cabinovia e sicurezza. Ci saranno Everest Bertoli, assessore comunale al bilancio, Marcello Medau di Fratelli d'Italia, Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Stefan Cioc del Partito Democratico. Avremo anche una serie di collegamenti in diretta da una volante della polizia in servizio notturno e quindi un'intervista al giornalista Marco Maesano sul caso Una Bomber. Andiamo adesso in Consiglio regionale, torniamo a parlare di finanziaria regionale. C'è stata una conferenza stampa del Partito Democratico che Bernardo Gulotta ha seguito per noi, possiamo vedere il servizio. Il Partito Democratico tornerà alla carica nelle sedute d'aula dove si affronterà l'ultima manovra finanziaria della Giunta Fedriga su alcuni aspetti già proposti nei mesi scorsi: sostenibilità ambientale, ecobonus, contributi alle imprese per l'abbattimento delle spese per impianti fotovoltaici e sanità. Su quest'ultimo argomento però sarà l'opposizione tutta che presenterà delle proposte unitarie da portare poi all'attenzione della maggioranza, quindi sarà affrontato in un altro momento. Circa 120 milioni, secondo i documenti DEM, per affrontare le emergenze e aiutare famiglie, imprese ed enti locali. Le proposte principali del Partito Democratico sono di fare quello che si poteva fare già nel 2022, ovvero una svolta in campo ambientale con provvedimenti effettivi per sostenere la riconversione del nostro territorio, delle imprese, degli enti pubblici e delle famiglie, abbassare l'addizionale IRPEF, azzerandola in particolare per la fascia più debole di contribuenti, quelli fino a 15.000 euro di reddito, e riducendola fino a 28.000 euro, una misura di equità
per usare una parte delle maggiori risorse da tasse che abbiamo per abbattere le tasse a chi è più debole e varare provvedimenti più efficaci nei confronti del problema che le imprese hanno perso l'energia. Finora gli annunci di Bini si sono rivelati solo annunci. Nel dettaglio le tre proposte puntano a eliminare l'addizionale IRPEF alle fasce di reddito sotto i 10.000 euro e ridurla dall'1,23 allo 0,70 per la fascia 15-28.000 euro, 40 milioni agli enti locali per abbattere i costi d'utenza sugli immobili, il recupero dell'acqua e l'efficientamento energetico, 10 milioni come contributo per l'installazione di pannelli fotovoltaici, infine bonus alle imprese che hanno avuto un costo delle bollette aumentato di oltre il 40% rispetto a prima, con uno stanziamento non inferiore ai 2.000 euro e fino a 10.000 euro da destinare agli artigiani del Friuli Venezia Giulia. Ora la Croazia dovrà dare una mano a tutta l'Europa e fare la propria parte. E il commento questo dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti in merito all'entrata della Croazia in area Schengen. E il riferimento è quello della gestione della rotta balcanica. Oltre al beneficio dal punto di vista della mobilità e delle procedure burocratiche che riceveranno i paesi confinanti per la facilitazione dei passaggi al confine. Gianluca Paladin questa mattina ha intervistato Roberti. È quella dell'entrata della Croazia in area Schengen una buona notizia, prima di tutto per la mobilità attraverso i nostri confini di chi è cittadino dell'Unione Europea, di chi ha interessi dall'altra parte del comune, che siano interessi di carattere familiare o semplicemente dei legami affettivi dovuto a una famiglia che negli anni ha dovuto abbandonare nel secolo scorso quelle zone tragicamente per i fatti che tutti conosciamo. Dopodiché questo può e deve avere anche dei riflessi per quanto riguarda la rotta balcanica, nel senso che se oggi la frontiera esterna dell'Unione Europea per quanto riguarda Schengen di fatto è la Slovenia, dal 1 gennaio diventerà la Croazia. Quindi l'auspicio, e spero che questa da chi di dovere sia una delle condizioni poste anche per favorire quell'ingresso in area Schengen sia stata sottoposta, sia quello di un controllo molto più attento dei confini. Noi pretendiamo quindi che dalla rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia non arrivi nessuno. Se la Croazia non sarà in grado di poter rispedire quelle persone indietro lungo la rotta balcanica, quelle persone che attraverseranno illegalmente il confine esterno dell'Unione Europea dovranno essere incardinate in Croazia e non potranno avanzare né in Slovenia né tantomeno in Friuli Venezia Giulia. Tutti devono fare la loro parte, ci sono degli altri stati che devono farsene carico, ma ripeto, sappiamo anche che la Croazia ha le possibilità di far fronte anche per delle caratteristiche morfologiche diverse rispetto a quello del confine tra la Slovenia e la Croazia, ha le possibilità di farsi carico di questo problema. Dopodiché, accanto a questo, e sappiamo che c'è già una prima circolare del ministro Piantedosi, devono ripartire immediatamente i respingimenti alla frontiera. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale, ci aspetta il commissario De Grassi, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, a lei tutti i telespettatori. Come va? Ma va abbastanza bene, diciamo, fortunatamente una mattina senza grossi accadimenti, okay. Anche visto anche il ponte, diciamo, tra una giornata sì. festiva e una prefestiva, non tantissima gente in giro, il tempo è inclemente, comunque abbiamo avuto dei rafforzamenti del traffico un'oretta fa circa sulle asse delle rive. Ci sono molti veicoli, visto anche il periodo natalizio, che scaricano e scaricano materiali nei negozi. Abbiamo mandato una pattuglia a sbrogliare un po' la situazione. Ripeto, non abbiamo avuto incidenti di nota, al momento non abbiamo interventi particolari. Devo segnalare solamente per il momento, per domani, ricordare che alle 16.30 c'è un corteo che parte da Largo Barriera, fa da via Carducci, Coroneo, Forulpiano, dovrebbe finire in zona probabilmente in piazza Obradan, perciò sicuramente ci saranno delle ripercussioni, okay. E come sempre consiglio, se è proprio non necessario, limitare il più possibile l'uso delle autovetture private, almeno, ripeto, dalle 16.30 domani sabato questo corteo. Per il resto non avrei altre particolari notizie da fornirvi. Grazie, grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi.
Un ampio patrimonio di fumetti della Pimpa che diventerà accessibile a tutti e strumento di inclusione attraverso la realizzazione di una serie di prodotti multimediali in formato audio-video con la lingua dei segni e video con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. È il progetto digitale nazionale Pimpa Magica presentato quest'oggi a Trieste che diffonde gli strumenti per l'inclusione attraverso fumetti animati che hanno come protagonista la nota cagnolina Pallini Rossi creata dall'artista Francesco Tullio Altan. Due gli obiettivi del progetto promosso dalla Fondazione Radio Magica: diffondere i libri multimediali come strumenti per l'inclusione verso il pubblico vasto delle scuole, biblioteche, associazioni, famiglie, fare cultura dell'inclusione affinché tutti i bambini con e senza disponibilità imparino a riconoscere e rispettare questi linguaggi. L'iniziativa è sostenuta dal Centro per il Libro e per la Lettura e patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Da oggi dunque saranno pubblicati sul sito di Radio Magica i fumetti disponibili nelle versioni video fumetto in LIS e in simboli CAA. Pimpa perde i pallini rossi in bagno e Pimpa i pulcini. Dal 16 gennaio saranno disponibili a cadenza bisettimanale gli altri 8 titoli del progetto. L'idea di mettere la Pimpa in contatto con le persone che hanno qualche problema fa parte della sua missione nel mondo. Ho chiesto alla Pimpa se voleva far parte del progetto, ha detto di sì, ha rivelato Altano durante l'incontro che ha donato i suoi fumetti al progetto, appunto Altan. Sono scattati gli eventi e le manifestazioni natalizie a Monfalcone, dalla pista di pattinaggio su ghiaccio alla mostra dei presepi, dal mercatino dell'artigianato sino al ricco calendario di concerti ed esibizioni di artisti da strada. La magia del Natale si rinnova a Monfalcone. Come da tradizione, l'8 dicembre sono partiti gli eventi nella città dei cantieri, addobbi, luminarie, rinnovato presepe, ma anche una mostra a tema in municipio, gli alberi di Natale, le casette del mercatino dell'artigianato e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Un Natale da fiaba davvero, è il primo Natale su questa piazza rinnovata che abbiamo riaperto per 2/3. Siamo molto orgogliosi già di questo perché i lavori sono iniziati a maggio e queste brevissime ditte, questi operai veramente si sono impegnati sentendo la responsabilità di farci godere del Natale. Ma invito tutti a venire perché c'è un colpo d'occhio fantastico, le casette, il villaggio di Natale con dei prodotti che sono di artigianato puro e poi un presepe rinnovato in centro alla piazza, la pista di pattinaggio, questa sera ci sarà veramente anche un ospite d'eccezione, un albero bellissimo, poi la mostra dei presepi che inauguriamo oggi all'interno del municipio e poi tanti eventi, la mostra di Nunziante che abbiamo inaugurato ieri e tanti eventi che dureranno fino all'8 di gennaio. Inaugurata nell'atrio del Palazzo Municipale, la mostra dei presepi artigianali. In piazza invece spazio al pattinaggio su ghiaccio con la pista che richiama grandi e piccini da tutta la regione. Gli eventi del Natale monfalconese partono nel fine settimana con gli artisti di strada nel centro città il 10 e 11 dicembre con le magiche esibizioni di Urca Winter Edition, la combricola degli Lillipuziani con le loro performance di giocoleria, Diego Broccani, Ciclofà con le loro musiche sognanti, la compagnia La Fabio e le marionette itineranti, Alfio l'elfo e Giulio il suo cane in incognito travestito da renna, ancora il Camillo Cromo e le cornamuse e le zampogne dell'associazione culturale Furclap. Lunedì 12 dicembre alle 16 invece il centro città regalerà un pomeriggio immerso nella magica atmosfera dei canti natalizi con le note musicali del gruppo vocale Onde Medie, una serie di eventi costruiti ad hoc per una Monfalcone che vuole tornare a rivivere e condividere assieme il Natale. L'edizione 2022 del Flute Festival è stata presentata quest'oggi alla Casa della Musica. Essa si articolerà in più momenti, domani e domenica al Liceo Carducci Dante, una masterclass internazionale, cui farà seguito un concerto dei docenti stessi della masterclass domenica sera alle 21 in Sala Bazren. Il clou resta l'appuntamento con l'11ª edizione del Trieste Flute Day, in programma lunedì 12 dicembre alle 18 al Teatro Stabile Sloveno. La conclusione di un lavoro con le scuole musicali del territorio
poi allargato a Veneto, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro. Il brano che contraddistinguerà anche quest'anno l'evento sarà eseguito da un'orchestra di 190 flautisti fra docenti, studenti, giovani e professionisti. Si tratta di Luna's Magic Flute. Saranno eseguiti anche brani dei compositori triestini Matteo Fanni Canelles e Giorgio Koslovic. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.triesteflute.it. Meteo adesso. Dopo il fronte di quest'oggi, un'altra perturbazione più moderata interesserà il Friuli Venezia Giulia tra domani pomeriggio e domenica. Aria fredda e secca arriverà lunedì. Per domani al mattino si prevede cielo da nuvoloso a coperto con possibili nebbie in pianura e tempo in genere molto umido. Dal pomeriggio cielo coperto con deboli piogge sparse a partire da est che saranno più estese di intensità moderata nella notte verso domenica. Quota neve oltre i 700 metri circa sulla costa. Dal pomeriggio soffierà bora moderata sostenuta dalla sera. Rimanete con noi per chi ci segue in diretta, dopo c'è l'approfondimento dedicato allo sport. Prima però vi ricordo la nostra iniziativa che riguarda i presepi. I vostri presepi alberi di Natale su Tele4, potete contattarci allo 040 300 500 interno 3 oppure scrivere a redazione@tele4.it per sapere come potete fare perché i vostri presepi e i vostri alberi di Natale possano essere trasmessi durante il telegiornale di Tele4. Vi ricordo l'appuntamento delle 18 con Trieste in diretta, oggi c'è Trieste Arte, visiteremo una mostra che si tiene al Museo Istriano e riguarda una spedizione austro-ungarica verso uno dei due poli. E vi ricordo poi l'appuntamento delle 19.30 con il telegiornale e quello delle 21 con Ring. Buon pomeriggio, a più tardi, arrivederci. Bentrovati in diretta su Tele4 per parlare di sport, per parlare di calcio in vista del prossimo impegno della Triestina che vive una situazione ancora molto difficile ma che ha dato segnali incoraggianti in casa nella partita contro la Feralpi Salò finita per 0-0 ma con una certa convinzione, con una certa grinta e con grande prospettiva per le prossime giornate. Con noi c'è Bernardo Gulotta, ciao Bernardo. Buongiorno. Allora, abbiamo scritto Triestina sfida salvezza San Giuliano perché questa è la prossima gara, si gioca a mezzogiorno a Seregno e sono punti che pesano come macigni perché se quella Feralpi pareggiare assolutamente ci sta, ora servono i punti per risalire. Il San Giuliano è sedicesimo in classifica, quindi è una squadra che è comunque mischiata in un finale di girone d'andata non positivissimo. Su 20 squadre essere quartultimi, la Triestina lo sappiamo, è in fondo alla classifica, è una gara abbordabile, se vogliamo prenderla in termini proprio di classifica, poi ogni partita fa storia a sé, lo sappiamo, quindi non si possono dare dei giudizi universali e assoluti, però se tanto di buono si può raccogliere dall'ultima partita della Triestina proprio contro una squadra di alta classifica e un pareggio che aiuta anche a muovere proprio la stessa classifica, dall'altro allora si può ben sperare che contro una squadra che ha fatto un po' di fatica in questo girone di andata si possa andare a conquistare finalmente una vittoria anche in trasferta, perché poi ricordiamo che mancano poche giornate, due per finire il girone d'andata e quindi al giro di boa di solito si arriva nei pressi di Natale, si fanno anche i conti e i bilanci della prima parte del campionato, una prima parte che se vogliamo anticipare di due giornate per la Triestina in termini di risultati è un disastro perché è ultima in classifica a due giornate dalla fine del girone d'andata e quindi quanti si potevano aspettare che la Triestina giocate 19 partite si ritrovava ultima in classifica. Adesso mancano due, manca il San Giuliano, poi manca, adesso non mi ricordo, mi verrà in mente l'altra partita, per finire poi il girone d'andata. E ricordiamo che si ricomincia il girone di ritorno in trasferta a Pordenone, quindi sicuramente non un inizio facile, e sarà il 23 di dicembre, quindi pre-natalizio di girone di andata contro il Pordenone. Poi se non sbaglio la ripresa è fissata all'8 gennaio, quindi ci sarà qualche giorno per riposare, per prendere pausa. Però finire il girone di andata con
Almeno una vittoria, anzi io direi almeno due vittorie su due, e l'almeno è un eufemismo voluto. Certo. Finire il girone di andata con le ultime due vittorie, allora sì che puoi ricominciare la corsa e diciamo un po' azzerare tutto ciò che non è andato bene nel... Questo è calcio però, Bernardo, finalmente. Sì, no? Sì, questo è calcio. Calcio. Sì, questo scusa è calcio. La banalità. No, no, è vero, è vero. Dicevo, si può finire il girone di andata con l'ottimismo e poi ricominciare da zero, perché da fondo della classifica non si può che migliorare, perché non, peggio di così è restare lì, e quindi già si è, e allora ricominciare da capo per il girone di ritorno. E ricordiamolo di nuovo, il Pordenone sarà la prima a essere affrontata a casa loro, quindi certo, sicuramente la prima della seconda parte del campionato non sarà assolutamente facile. Il San Giuliano è la sfida salvezza, ma più che salvezza io la chiamerei anche, oltre a sfida salvezza chiaro, perché servono punti per scollarsi da quella posizione che a oggi direbbe retrocessione, è la sfida della ripartenza. Certo. Della ripartenza dopo il pareggio contro la Feral Pisalò. Qui ovviamente serve anche un po' di fortuna, però la fortuna bisogna andarsela a cercare. In questa partita obiettivamente ci sono state tre situazioni in cui tra il portiere di mano, di piede, l'uomo sulla linea nel secondo tempo, veramente la Triestina era a un passo da una vittoria anche di grandissimo livello. Però bisogna continuare a stare attenti non solo sull'aspetto della grinta eccetera, ma anche sugli errori individuali, perché nelle ultime settimane proprio assieme a te in redazione in diretta ne abbiamo commentati tanti e purtroppo quasi tutti decisivi negativamente. Esatto, poi oltre a quello che hai detto tu giustissimo c'è anche la parte opposta, cioè se da un lato pesano gli errori individuali che ti fanno perdere una partita che potevi pareggiare, potevi vincere e magari per solo pochi episodi e invece ha visto il risultato capovolgersi di colpo, dall'altro gli episodi in fase di costruzione devono essere anche favorevoli, cioè se da un lato non vuoi la sfortuna, dall'altro vuoi la fortuna. E quindi anche, faccio l'esempio della partita contro la Feral Pisalò, il tiro di Adorante a poco dalla porta, se fosse entrato staremmo discutendo probabilmente di una partita diversa. Anche questo serve, l'errore deve venire meno, ma la fortuna deve venire incontro. E quindi anche il tridente d'attacco, perché è un esperimento che, come scrive anche oggi il Piccolo, lascia ben impressi anche i tifosi che hanno visto la partita contro la Feral Pisalò, perché il tridente, chiamiamolo tridente, con Ganz, Minesso e Adorante, possiamo dire che ha fatto vedere delle belle cose. E certo, quindi anche da lì si può ripartire, da una piccola modifica di quello che è l'asset offensivo, perché adesso bisogna giocare per attaccare, giocare per vincere, non ci si può richiudere dietro difesa e ripartenza. Questo lo fanno le squadre che hanno probabilmente un approccio alla partita molto più cauto, ma qui ormai la Triestina deve osare, non può giocare in difesa, deve giocare votata, ovviamente equilibrata in campo, però votata a essere aggressiva, votata ad attaccare, perché poi serve anche quello per sbloccare la fiducia dei giocatori e cominciare a vincere in maniera consecutiva, non una vittoria a spot, sporadica. Nel campionato. Trovare continuità, esatto, di rendimento. Andiamo a sentire, ieri se ne è occupata la nostra Laura Buccarella, la conferenza stampa, alcune voci della Triestina di prepartita organizzata ieri nella sala stampa del Neuro Rocco, poi eventualmente vediamo se abbiamo tempo di sentire anche quell'altro pezzo che mi avete fatto vedere. Ecco qua, sala stampa del Rocco, ieri il prepartita, le parole dei giocatori che dovranno scendere in campo e provare a vincere contro il San Giuliano. Ci siamo preparati bene, abbiamo iniziato tutti a iniziare dagli allenamenti, dalla colazione tutti insieme, andare tutti insieme a fare colazione allo stesso orario, quindi la preparazione della partita è completa e siamo pronti. Sì, sicuramente è diverso dal solito, ma già da questi giorni, ecco, gli allenamenti, ci stiamo allenando a mezzogiorno, la colazione più abbondante, quindi siamo pronti, sarà diverso dal solito, ma non ci siamo e speriamo di fare bene. Bene, adesso passiamo alle domande dai tifosi. La prima è di Lorenzo, per entrambi. Com'è giocare in uno degli stadi più belli d'Italia? Ogni volta che si scende in campo a Rocco, come ho detto prima, qualcosa di diverso rispetto agli altri stadi. Sicuramente abbiamo la possibilità di giocare in uno stadio
come ha detto Lorenzo, tra i migliori in Italia, e dobbiamo essere fieri di queste e regalare più soddisfazione possibile ai nostri tifosi. Sì, sono d'accordo con lui, giocare in questo stadio è un'emozione incredibile, poi quando c'è tanta gente che urla, che ti incita, è ancora più bello, ti viene voglia ancora di far di più, quindi è qualcosa di incredibile. Allora, abbiamo sentito Lovisa, abbiamo sentito la conferenza stampa dei giocatori di ieri, gli hanno chiesto anche del Rocco, ma soprattutto del momento, della situazione e della necessità ovviamente di migliorare. In tutto questo ricordiamo che la Triestina è purtroppo il peggior attacco del campionato, 13 gol in 17 gare insieme alla Virtus, mentre nel reparto arretrato solo il Piacenza ha fatto peggio con 33 gol subiti contro i 28 della Triestina. Questo anche spiega il perché delle parole di Bernardo di prima, ovvero... certamente bisogna essere equilibrati per migliorare la statistica difensiva, però se davanti non si segna non si va da nessuna parte. No, l'equilibrio in campo è fondamentale, a prescindere da quello che poi è il modo in cui vuoi interpretare la gara, se è più cauto e quindi anche utilizzando magari le ali o i giocatori più veloci per ferire in contropiede, oppure se vuoi giocare a viso aperto, sfrontato e andando tutto in attacco, l'equilibrio in campo è essenziale, perché bisogna mantenere bilanciati tutti i reparti, compreso il portiere, e quindi sicuramente l'equilibrio è la parola chiave, ma sempre, questo universalmente parlando. Però, dicevo, sarebbe bello vedere, non sono nessuno per dirlo, ma sarebbe bello vedere una Triestina votata all'attacco, votata a spingere in avanti, a segnare e a schiacciare l'avversario, magari non con 50 gol perché non ce li aspettiamo, però con tante occasioni, con tanta grinta e alzando il baricentro, così l'avversario si rende conto che questa Triestina che vuole attaccare, che ha i giocatori anche con i piedi per poterlo fare, non vuole essere quella Triestina vista sinora che vale l'ultima piazza del campionato, ma è una Triestina che sa che ha delle potenzialità e che vuole riscoprire se stessa. Questo è il termine di offesa, certo. Anche una questione psicologica, attaccare per dire noi non siamo gli ultimi in classifica, noi siamo altro. Volevo sentire il commento del nostro Bernardo Gulotta anche alle parole del presidente che abbiamo sentito lunedì al Caffè dello Sport, ma è bene ribadirle perché sono parole importanti nei confronti della città, della piazza, in un momento difficile. Poi naturalmente vedremo cosa ci regalerà il 2023. Quindi chiedo a Enzo Iannacone di passare al file successivo, grazie per l'aiuto da parte della regia, per sentire parole che tutti coloro i quali hanno visto il Caffè dello Sport lunedì, e sono stati in tanti, hanno lasciato il segno. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Partita abbiamo giocato molto bene, sono molto soddisfatto. Siamo riusciti a tenere 95 minuti d'attenzione e di gioco. Abbiamo fatto vedere che c'è una squadra che è bloccata mentalmente, ma che credo che oggi, avendo vissuto anche lo spogliatoio sia prima che all'intervallo e nel finale, ho visto che è qualcosa di diverso da quest'ultima partita. Quindi mi aspetto adesso che si mantenga questa concentrazione e questa attenzione. Io ai tifosi quello che ho sempre detto, che questo è un progetto, io sono qui, anche se a volte sono lontano, ma sono lontano perché sono un imprenditore giovane che ha bisogno di lavorare per le proprie aziende, ma a Trieste c'è sempre tutti i miei uomini, da Ettore Dore che è l'amministratore delegato che vive qui a Trieste, c'è Gabriele Parpiglia che dovremmo essere felici e lieti che sia qui a Trieste per fare il capo della comunicazione, e poi tutto il resto del team, quindi noi siamo presentissimi, ma io non è che se sto lontano non soffro per la squadra, io credo che sono il primo a soffrire per la squadra, anche perché l'investimento che ho fatto non è un investimento da poco, e quindi credo che i tifosi devono capire e devono sostenerci in questo momento, invece che non cantare allo stadio, che non venire, perché credo che noi abbiamo fatto un miracolo, averla salvata in 24 ore, quindi non abbiamo fatto una squadra con due lire, ma abbiamo fatto una squadra con degli obiettivi che poi non si sono rispecchiati sul campo, però questo significa che ho investito, che la società ha investito, che la società ci crede e che la società logicamente vuole uscire da questa situazione
più dei tifosi, perché a differenza dei tifosi io ci ho messo anche i soldi, quindi voglio uscire da questa situazione più velocemente possibile, ma ci vuole la calma e ci vuole la fidelizzazione anche da parte dei tifosi, quindi io chiedo ai tifosi che siano presenti allo stadio e che invece di insultarci, invece di far paragoni con me, con altre presidenze che non mi rispecchiano, preferirei che fossero vicini in questo momento alla squadra come fanno i veri tifosi. Beh, guardi, come penso tutte le società pensano al mercato, no? A gennaio, quindi sicuramente faremo qualcosa. Questo non toglie che io confido che la squadra che è stata costruita come i tifosi quando uscivano le notizie dei giocatori che avevamo preso, che erano tutti felici ed entusiasti di questi giocatori che avevamo preso, è salito l'obiettivo anche dei tifosi stessi, che pensavano che con questi acquisti noi saremmo arrivati tra le prime due o tre, quando io ho sempre dichiarato che quest'anno era una salvezza tranquilla. Quindi io credo nella squadra che abbiamo. E logicamente faremo degli interventi perché miglioreremo, dobbiamo tirarci fuori da questa situazione. Non torno indietro alle scelte che faccio, io vado sempre avanti, quindi cercherò di migliorare ancora quello che ho fatto. Logicamente i sbagli li facciamo tutti nella vita, chi non l'ammette non credo che sia una persona intelligente, io invece mi ritengo molto più che intelligente, quindi so io quello che dovrò fare per sistemare le cose e lo farò. E quindi l'impegno c'è sempre? Si vede, no? L'impegno c'è economico, l'impegno c'è sta strutturale, ho preso un'azienda che comunque aveva delle difficoltà, ma no, derivate anche da una mancanza dell'ex presidente così improvvisa, quindi ci siamo trovati delle situazioni che abbiamo subito emarginato, subito sistemato, e quindi l'impegno è totale. Grazie ancora Umberto Bosazzi per questa intervista. Bernardo, il tuo pensiero? Vabbè, intanto sì, inutile nascondere la caparbietà di questo presidente, che non le manda a dire ed è molto schietto nelle sue parole, e ci ha messo i soldi, ci mette la faccia e quindi vuole uscire per primo da questa situazione. Lo vedo carico, seppur anche probabilmente infastidito dalla posizione della classifica, proprio per quello che è il progetto iniziale della squadra, quindi sicuramente ci sta mettendo del suo. Io non me la sento di dare ragione o torto alle due fazioni, o all'una o all'altra, perché se da un lato è normale ed è logico che sia così, che il presidente Giacomini richiami i tifosi all'appello per sostenere la squadra in questo momento difficile, perché così si fa quando si ha una passione, cioè, ci si aiuta sia nel bene che nel male. Dall'altro però i tifosi vedono che in certe situazioni, tante in questo campionato, c'è stata poca voglia di arrivare a un risultato con la grinta e con il cuore, cioè questo traspare. Poi non credo che un giocatore che entra in campo entra e non vuole vincere, perché siamo stati giocatori un po' tutti, certo. Anche qua dentro, magari a livelli bassi, però quando entra in campo chi vuole perdere? Nessuno, certo, vuole entrare in campo per perdere, ovviamente, quindi i giocatori sicuramente entrano con quella di vincere. Poi c'è chi è disposto a sputare sangue, chi corre un attimino di meno, chi alla fine della partita non ha del tutto la maglietta sudata, ed è questo che rimproverino i tifosi ad alcuni giocatori in parecchie partite che si sono viste sia a Rocco che in trasferta. Quindi la contestazione del tifo organizzato va proprio sulla mancata grinta, che poi è specchio dei mancati risultati, ma la mancata grinta che talvolta non si è vista in determinate partite, e che quindi è stato quasi sinonimo di presa sotto gamba della situazione, perché tanto i giocatori sono di passaggio, quest'anno possono essere qua e il prossimo possono essere altrove. I tifosi ci sono invece sempre. Questo, certo, rimproverano loro, motivo per cui non sono, credo, allo stadio nell'ultima partita in termini di contestazione. Quindi entrambe le due posizioni hanno una ragione dalla loro parte. C'è chi dice: ma qua questi non combattono, perché devo andarli a sostenere se non ci credono? No? Gli mando un messaggio, non vengo a sostenerti. Dall'altro il presidente dice: però se voi non li sostenete non siete dei veri tifosi, perché il tifo è sia nel bene che nel male. Quindi entrambe le posizioni le reputo abbastanza giuste nella propria sfera di visione. È chiaro che Giacomini qui ha voluto mandare un messaggio anche piuttosto grintoso, cioè io ci sto mettendo tanti milioni, a differenza di chi non si è mai interessato della Triestina, di chi a Trieste non ha voluto investire denaro, e quindi io vi chiedo una mano, ci sta da parte sua.
Certo, sono parole a cui speriamo seguano anche diciamo così, i fatti da parte della tifoseria, che i fatti li ha già in qualche modo corroborati con la campagna abbonamenti. Ovviamente a risposta della tifoseria ci si attende un risultato diverso, ci si attende un girone di ritorno molto più importante, anche perché i punti che servono per uscire dalla zona play-out sono tanti, sì. Cioè in sostanza bisogna fare un girone di ritorno da big per salvarsi tranquillamente. Sì. Un altro campionato, deve essere un campionato completamente diverso da quello del girone d'andata, perché sì, con diverse vittorie ma anche qualche sconfitta e pareggio si può arrivare a uscire dalla zona play-out o essere lì per lì nel limbo fra l'entrata e l'uscita nella zona degli spareggi per la retrocessione. Con un campionato da big non arrivi primo, ma arrivi invece in una posizione dignitosa, diciamo così. Quindi sì, deve essere un campionato da big, deve essere un campionato da big. Certo, e questo naturalmente il mercato, l'ultima postilla in un minuto, il mercato. Pavanelle e come si chiama, Romairone, hanno sempre detto stiamo già progettando, speriamo bene. Speriamo bene, ma più che altro bisogna vedere, quello di gennaio è sempre un mercato un po' dalle due facce, perché puoi trovare quei giocatori che non si sono trovati bene in una squadra, sono svincolati o hanno insomma voglia di cambiare, che ti danno quella marcia in più, però diciamolo, solitamente i pezzi migliori sono blindati e a gennaio non si muovono. Poi ci sono le eccezioni, anche in Serie A abbiamo visto giocatori Certo. che arrivano nei mercati di gennaio e che cambiano le sorti di una partita, anche perché sono nomi grossi. Parliamo della Serie C, io l'ho detto anche l'altra volta, in Serie C servono giocatori di Serie C, lo diceva anche Guido Roberti, un po' estrapolo quello che dice anche Certo, lui, certo. E lo faccio mio perché ha ragione Guido. In Serie C servono giocatori che sanno fare la Serie C, che sappiano spingere quando c'è da spingere e contenere quando si vuole l'equilibrio in campo. Magari un mercato oculato in questi termini, con giocatori di qualità ma soprattutto di tanta sostanza, ma aspetti che sicuramente Romairone e Pavanelli hanno già considerato, sono sicuramente importanti per il mercato di riparazione. Bisogna vedere cosa si trova nel Certo. mercato in questo momento. Questa Anche è la grande perché incognita. Cito Mario Ghiacci, nel basket ma nel calcio uguale, d'estate il mercato è un oceano, a gennaio il mercato è un catino d'acqua, no? Esatto. Da cui attingere. Bisogna Quindi, vedere cosa c'è. No, bisogna vedere cosa c'è a disposizione, magari fare anche scelte come dire, strategiche, avere delle idee diverse, trovare delle soluzioni diverse, cioè inventarsi qualcosa. Grazie a Bernardo Gulotta per essere stato con noi e aver commentato la situazione in casa triestina, che gioca in trasferta alle ore 12, il basket invece giocherà in casa alle 20:30, quindi insomma sosteniamo le squadre di Trieste in questo momento particolare. Parleremo anche di pallanuoto e pallamano. Esatto, volevo fare un plauso alla pallanuoto, certo. Perché sta giocando veramente bene. Super pallanuoto Trieste, naturalmente speriamo di vederla andare avanti in Coppa sempre di più. È tutto, appuntamento 19:30 telegiornale, 21:05 ring.